Ciao a tutti e bentornati ad una nuovissima puntata di Tessiland Condivision. Come avrete visto, ci siamo fatti un po' attendere perché nel frattempo ci sono state delle novità. Avete visto la nostra prima diretta giovedì scorso. Devo dire che è stato davvero molto bello con Andrea poter parlare direttamente con voi, mostrarvi tutti i nuovi articoli in anteprima, e non è finita qui. Ma oggi è Tessiland Condivision, quindi parliamo dei progetti che hanno riscosso maggior successo, tra cui quello che ha ottenuto anche più mi piace durante il mese di febbraio. Prima però, ovviamente, chiamiamo lei, la sigla. Il primo progetto di cui parleremo quest'oggi è di Susanna Tinelli. Lei ha realizzato una gonna, vediamo con cosa. Susanna ci ha inviato anche un vocale, quindi ascoltiamolo. Ciao a tutti, mi chiamo Susanna, sono di Varese, al nord della Lombardia, detta anche la zona dei laghi, ne abbiamo 5. Mi sono avvicinata all'uncinetto qualche anno fa, sapendo comunque fare, diciamo, insomma, comunque insomma, i punti base, un po' come tutti. Da lì mi è partito la voglia di provare a fare di più. Ho cominciato un po' alla volta a fare lavori più complessi, non solamente sciarpe, cappelli e scialli. Ho imparato molto dai tutorial della Fata Tutto Fare, poi mi sono evoluta prendendo spunto e poi facendo spesso e volentieri cose mie. Sono anche molto alta, per cui se non mi piacciono su di me cose particolarmente importanti, diciamo, preferisco le cose semplici. La gonna è fatta con il filato bravissimo, nero e panna, sono circa 150 grammi per colore, quindi pesa veramente poco nonostante il punto sia molto consistente. Il punto l'ho copiato, l'ho seguito da un tutorial dove la Fata Tutto Fare spiegava proprio solo il punto, era un tutorial del punto. Ho scelto questi colori perché sono proprio i colori classici del Pied Pool. Con la gonna sono una taglia S, perché oltre ad essere molto alta sono anche un chiodo, sono molto magra. E sono 130 punti lavorati con l'uncinetto numero 5. Con il punto Pied Pool ho fatto 50 cm di lunghezza, è un rettangolo senza diminuzioni né niente. Arrivati a 50 cm ho fatto un bordo nero, col bravissimo nero, di 7 cm con a mezza maglia alta, lavorata con l'uncinetto 4,5 per diminuire un po' e dare un po' più di consistenza, diciamo, al bordo. Poi ho cucito la gonna al centro, che rimane poi dietro, ho ripiegato il bordo, ho cucito, ho inserito l'elastico, un elastico di 3 cm e basta. La gonna alla fine misura circa 55 cm, come a me arriva sopra il ginocchio, e mi piace molto, sono molto contenta di questo lavoro che ho fatto, senza un tutorial, che perché vabbè, è un rettangolo, per cui c'era poco bisogno di tutorial. Sono molto felice di essere qui a raccontarvi di me e della mia gonna, che ha riscosso molto successo. Sono veramente orgogliosa di questa cosa. Vi mando un grande abbraccio. Ah sì, poi volevo dire un'altra cosa. Sono una grandissima sostenitrice del Bravissimo e del Chuck. Sono due filati che amo profondamente, li uso tantissimo. Ed estate, Amanda e Iggy sono i miei filati preferiti di Tessiland e uso praticamente solo quelli. Un abbraccio a tutti, grazie. La nostra Susanna, devo dire che è un fisichino, niente male, insomma, questa gonna le sta da Dio. Brava Susanna! Ma adesso parliamo della dolcissima Donatella Fantini, il secondo progetto di quest'oggi. Donatella ci ha inviato un video nel quale ci ha spiegato un po' di cose, ma prima vediamo che cosa ha utilizzato. La borsa Granny, si sa, è un successo e Donatella sicuramente l'ha realizzata in maniera davvero molto originale. Ma guardiamo il suo video. Innanzitutto volevo ringraziare tutti voi della Tessiland per avermi dato la possibilità di presentarmi e di presentare un mio progetto. Sono Donatella Fantini, quando creo Donini Fatto con il Cuore, che è un soprannome che mi ha dato la mia
nipotina allegra di 4 anni. Vivo in provincia di Torino e sono appassionata di uncinetto, tecnica che ho imparato quando ero bambina con gli insegnamenti della mamma. L'ho poi abbandonato per molto tempo e l'ho ripreso in questi due ultimi 2 anni. Mi sono appassionata alla creazione delle borse. Borse che non devono mai essere uguali e quindi mi faccio travolgere dall'entusiasmo e dalla voglia di imparare ogni volta. Il progetto della borsa Granny è nata per una mia cara amica e compagna di scuola delle elementari che vive tuttora in Puglia. Non doveva essere grande, ma comunque capiente. È composta da 18 mattonelle, 9 per pannello, poi unite con il punto basso e contornate con altri 10-12 giri dello stesso punto. Per i laterali e per il fondo ho fatto ulteriori 2 giri di granny per creare la profondità. Ho utilizzato il cotone Iggy, che trovo un ottimo prodotto, l'uncinetto 3,5, mi sono serviti 2 gomitoli di colore beige che è la base della borsa e poi tantissimi altri gomitoli che avevo già in casa e acquistato in precedenza dalla Tessiland, scegliendo dei colori brillanti e dei colori molto caldi. Ha una misura di 30x30x4 cm di profondità, è stata poi inserita una scocca di feltro che ho foderato, ho inserito i manici in bambù e il risultato è quello che si vede nella foto. Spero di essere stata chiara e di aiuto e soprattutto di poter partecipare alla presentazione di un mio nuovo progetto. Di nuovo grazie e un saluto e un buon lavoro a tutte. Ciao! Grazie infinite Donatella per tutto ciò che ci hai detto, tutte le indicazioni e per il video che ci hai mandato e ovviamente complimenti. Parliamo invece del terzo progetto di oggi, che è di Enza Di Pasquale. Enza ci ha detto che vive ad Isernia in Molise. Negli ultimi anni si era un po' fermata, aveva quindi messo da parte ferri e uncinetti e invece tra la pandemia e l'arrivo di un nipotino ha ripreso in mano i suoi attrezzi, lana, cotone e poi ha ripreso la sua passione. Si ispira solitamente a foto, comunque progetti che vede su YouTube oppure su Pinterest, che le sono serviti proprio per realizzare questo cardigan, nel quale ha utilizzato, vediamo cosa. Le è piaciuto davvero tantissimo questo filato e la capiamo. Il Drake è un filato un po' da capire, ma se riuscite davvero a lavorarlo il risultato è unico, oltre ad avere poi un rapporto qualità-prezzo davvero molto conveniente, il che non guasta mai. Il punto è stato davvero molto semplice, l'ha realizzato in maniera scorrevole. Noi ringraziamo senz'altro Enza per aver partecipato a questa nuova puntata di Tessiland Condivision e per averci scritto, seppur poco, ma in maniera molto esaustiva. Grazie Enza! Ma adesso veniamo alla foto che ho ottenuto più mi piace durante il mese di febbraio, che è quella di Franca Ricetto. Franca ha realizzato un dolcissimo pagliaccetto con, vediamo cosa. Ci ha inviato un vocale, ci ha inviato anche delle foto, ha detto tutto lei, quindi io mi taccio e ascolto insieme a voi. Buongiorno a tutti, mi chiamo Franca. Ho quasi 65 anni e da parecchio, da bambina che lavoro all'uncinetto, mi piace molto, mi ha insegnato la mia nonna e lavoro molto volentieri, mi diverto, mi rilasso e passo il tempo volentieri facendo delle cose utili. Mi sono molto contenta che vi è piaciuto il pagliaccetto, l'ho fatto per una mia, la bimba di, che è nata, una mia amica è diventata nonna. E quindi l'occasione buona per fare qualcosa e lavoro molto per i bambini perché è semplice, veloce, facile da realizzare. Prendo gli spunti ultimamente da un sito, penso argentino, che mi spiega molto bene e la Tessiland invece è il mio fornitore ufficiale. Questo progetto l'ho fatto con la Manda 5 e si lavora molto bene, molto scorrevole, mi piace molto. E ho usato l'uncinetto numero 3, circa poco meno di 150 grammi. E io abito a Montanaro, nel Canavese, in provincia di Torino. Si sentirà sicuramente dal mio accento. E sono contenta che vi è piaciuto molto questo progetto. Io, come dico, mi piace molto lavorare per i bambini. E niente, vi saluto tutti, vi ringrazio e arrivederci, a presto.
Complimenti davvero Franca per questo, insomma, per tutti questi mi piace che sicuramente sono stati più che meritati. La puntata di Tessiland Condivision si conclude qui, la rubrica fatta da voi e per voi, quando parliamo dei progetti davvero più che mai. Vi ricordo alcune cose, come avete visto ci sono delle dirette, ci sono tanti contenuti, ci sono i verticali su tutti i social, stiamo cercando di essere presenti nelle vostre vite, sia materialmente con gli articoli che ci sono sul nostro sito e con tutti quelli che arriveranno in futuro, e sia proprio tramite i social, e quindi visivamente cerchiamo di mostrarvi gli articoli nuovi, di darvi idee, di darvi delle informazioni utili per articoli che magari già conoscete ma che non avete mai acquistato. Insomma, come sapete, Tessiland c'è, è qui per voi e cerca davvero di esserci in tutti i modi, con questi contenuti, con le dirette. A proposito di diretta, non dimenticate che domani, venerdì 24 marzo, alle ore 17, su YouTube e Facebook ci sarà un'altra diretta con me e ovviamente il nostro amatissimo Andrea, nel quale parleremo di tante cose. Non posso accennare, insomma, ecco nulla, però parleremo sicuramente di novità, daremo tante spiegazioni, quindi mi raccomando, interagite, anche perché le interazioni, i commenti, i mi piace al video, le presenze potrebbero in un certo senso decidere la sorte di alcune cose all'interno della diretta. Chi avrà degli impegni lavorativi, familiari o altro, può stare comunque tranquilla perché la puntata resterà registrata e quindi potrà tranquillamente vederla in un secondo momento e godersela, perché no, ci auguriamo di fargli fare anche due risate. Per tutti gli altri poi contenuti, dirette o novità, mi raccomando, seguiteci sui social e date sempre un'occhiata alla vostra posta elettronica. Ebbene sì, perché tramite la newsletter, per chi è iscritto, qualora non lo foste, mi raccomando, sul nostro sito fleggate il quadro, inserite il vostro indirizzo mail e, se non siete già iscritti, iscrivetevi alla newsletter, fondamentale per ricevere, come dicevamo, tutti gli appuntamenti sui nostri prossimi contenuti, ma anche eventuali offerte, omaggi o comunicazioni importanti. Quindi mi raccomando, iscrivetevi. Vi ricordo di iscrivervi anche sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella, così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri video, i nostri condivision, news, dirette, chi più ne ha più ne metta, ma anche di condividere, come hanno fatto Donatella, Susanna, Enza e Franca, i progetti sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya, e di seguirci però anche su tutti gli altri social, quindi Instagram, Pinterest e TikTok. E mi raccomando, interagite con noi, commentate, mettete mi piace, di tutto e di più. Finita questa puntata, io vi do appuntamento, quindi mi raccomando, a domani 24 marzo ore 17 su YouTube e su Facebook per quest'altra nuova diretta. Con Condivision invece ci vediamo tra qualche settimana e parleremo dei progetti che hanno riscosso maggior successo nel mese di marzo. A presto, ciao!